La liturgia nel Vangelo ci parla della chiamata di Pietro e Andrea, suo fratello, di Giovanni e Giacomo, i figli di Zebedeo, della chiamata dei primi due discepoli che poi vanno a trovare Natanaele, lo portano da Gesù. Alla fine di questa settimana, sabato, ecco due chiamate: la chiamata di Levi e Matteo, la chiamata di Saulo, è Dio che chiama. E oggi si è ascoltata la voce di colui che chiama. Non vogliate fare i sordi. Se il Signore chiama, bisogna che noi prestiamo attenzione a colui che ci chiama. Se c'è qualcuno che ci chiama, noi ci voltiamo. E adesso bisogna voltarci davanti al Signore. È Lui che ci chiama dalla nostra situazione in cui giaciamo da tanto tempo, è Lui che ci chiama per svegliarci, è Lui che ci invita a seguirlo. Questo invito è per ciascuno di noi, perché per noi e per la nostra salvezza Egli è disceso dal cielo. E ognuno di noi è interpellato, nessuno si creda escluso da questa chiamata. Saranno diverse le vie per cui il Signore ci chiama, ma è Lui che ci chiama personalmente. Ecco Saulo, non pensava di essere chiamato, era lì per caso, davanti a Samuele. Era andata a consultarlo perché lo aiutasse a trovare le asine di suo padre, Chis. Ma il Signore rivela a Samuele che quello è l'eletto del Signore, è il chiamato del Signore, perché ognuno ha una propria chiamata, non dipendente da meriti precedenti, ma per iniziativa di Dio. Dio vuole quello che vuole, fa quello che vuole fare, chiama chi vuole chiamare. E Saul viene unto, Samuele versa l'olio di consacrazione sul capo di Saul e gli dice: tu sei chiamato re di Israele, andrai avanti al tuo popolo per liberarlo dalle mani dei nemici. Saul viene unto re e dice la scrittura in seguito che nel momento in cui Saulo voltò le spalle a Samuele per tornare a casa sua dopo l'unzione, Dio mutò il suo cuore e divenne un altro uomo. Ecco l'azione di Dio quando chiama. Dio non è come noi uomini. Se io chiamo una persona, la persona resta quella che è. Quando Dio chiama, quando Dio chiama per uno scopo, Dio muta il cuore di quella persona se la persona aderisce alla chiamata. Gli dà la forza nuova per poter compiere la sua missione. E qui Saul viene mutato. Dio mutò il suo cuore
e divenne un altro uomo. È vero che non perseverò in quella missione che Dio gli aveva affidato, però quella unzione mutò il cuore di Saul ed egli divenne un altro uomo, dedito a Dio, dedito totalmente alla missione che Dio gli aveva affidato. Così avviene anche per Levi, Matteo e Artelonio al banco delle imposte, un mestiere che lo immergeva nel denaro, lo immergeva negli affari di questo mondo, che non lo disponeva alle vie di Dio, alle vie dello Spirito. Fa a pugni il denaro con lo Spirito, perché nel denaro c'è il Dio Mammona, che è contrario al Dio dello Spirito. Ma Dio posa gli occhi su Levi, Gesù posa gli occhi su Matteo e lo chiama. E quando Matteo aderisce alla chiamata, diventa un altro uomo. È un uomo diverso. È un uomo che lascia il denaro, che lascia il banco delle imposte, lascia tutto e segue il suo Signore con un cuore nuovo, con una mente nuova, perché il Signore quando chiama e noi diciamo sì, muta il nostro cuore. Queste parole per tutti noi. Mi diceva che tutti siamo chiamati e oggi se ascoltiamo la voce del Signore non vogliamo indurire il nostro cuore, perché possiamo anche dire di no alla chiamata del Signore. Le Scritture ci parlano di tante resistenze alla chiamata del Signore, perché Dio conserva la nostra libertà di scelta. Però guai a chi dice no al Signore. Questa mattina il Signore ti chiama, fratello, sorella, ti chiama ad uscire dalla tua situazione, ti chiama ad andare incontro a Lui, perché vuole mutare la tua sorte. Tu potrai anche non vedere in questo momento quale sarà la tua sorte, ma Dio ti chiama, e se Dio ti chiama è Lui che ti darà la forza di camminare per la strada sua. Una cosa è certa, che dovrai mutare strada. Saulo mutò strada, Matteo mutò strada, camminò per la strada del Signore. Una cosa è certa, che se il Signore ti chiama, ti darà la via, anche là dove sembra che non ci sia, come canta una nostra canzone. E allora ascoltiamo oggi la voce del Signore. Uomo, donna che tu sei, anziano, o giovane che tu sei, ascolta la voce di Dio. Qualche cosa è balenata dentro il tuo cuore tante volte, ma tu non hai ascoltato o non hai ascoltato bene. Se il Signore ti chiama è perché ti vuole bene, perché ti vuole salvare, perché vuole servirsi di te per una missione che ti affida. E questi sono qui tre giovani che sono stati chiamati dal Signore, hanno detto di sì e si sono trovati bene per la strada che il Signore ha indicato. Non è che a tutti indica il Signore la stessa strada, ma adesso è indicata una strada
ha mutato il loro cuore ed essi sono su questa strada del servizio del Signore. Adesso essi vi parleranno, ascoltate la loro voce. Tutti, fratelli e sorelle, siamo stati tutti chiamati nel Signore e a tutti è data la grazia di camminare per quella strada che il Signore ci indica. Ma oggi, proprio oggi, il Signore rinnova la chiamata, tuona all'orecchio di tante persone, scende nel cuore di tante persone, per cui se oggi ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. Amen. Pace bene. Abbiamo ascoltato tutte le malattie, quelle del corpo e quelle dello spirito. Pregate gli uni per gli altri, dice San Giacomo, e sarete guariti. La preghiera va fatta con fede per essere ascoltata dal Signore. Dice Giacomo che lì Elia, il quale aprì i cieli e chiuse i cieli, era un grande intercessore, per questo comparve accanto a Gesù. L'intercessore così supremo sul Tabor, insieme con Mosè, altro intercessore. Elia chiuse i cieli e aprì i cieli. Ecco la potenza. Però dice San Giacomo, anche voi siete come uno, come lui. Uno, ciascuno di voi nella fede è come lui. Lui operò nella fede, anche voi se operate nella fede avrete la stessa potenza. Del resto, lo diceva Gesù, se avete fede sposterete anche le montagne, direte a un albero spostati e si sposterà nel mare. E che fede ne abbiamo poca, però chiediamo allo Spirito questa fede e noi muoveremo il cuore di Dio, la montagna del cuore del Signore. Apriremo la montagna e dalla montagna, dalla roccia, uscirà l'acqua del risanamento interiore e del risanamento fisico. E allora preghiamo tutti in piedi perché il Signore ci ascolti. O Signore Dio Onnipotente, tocca il nostro cuore e innesta nel nostro cuore la grazia dell'intercessione. Fa che tutti noi intercediamo gli uni per gli altri. Metti dentro il nostro cuore la fede, perché la fede mette in fuga ogni esitazione, perché la fede muove il tuo cuore e fa che nella fede noi preghiamo. Spirito di Dio, scenda ancora su di noi, muovi la nostra sensibilità interiore, muovi il nostro cuore. Signore, noi ti preghiamo per tutti i presenti, preghiamo gli uni per gli altri per essere guariti. Ecco, ci teniamo per mano e tutti intoniamo il canto. Io sono il tuo Signore, colui che ti guarisco. Ma crediamo che il Signore realmente ci vuole guarire. Siamo strumenti di Dio, strumenti nelle mani di Dio. Noi siamo una comunità terapeutica in questo momento. Siamo strumenti di Dio per la guarigione vicendevole. Abbiamo fede e preghiamo.
colui che ci guarisce. Risana la nostra mente, perché pensiamo rettamente. Liberaci da tutti i pregiudizi, da tutti i giudizi cattivi, da tutti i pensieri molesti che ci offuscano. Liberaci, oh Signore, risana la nostra mente, ripulisci la nostra memoria, ripulisci la nostra immaginazione. Signore, Tu puoi guarirmi, ed io chiedo questa guarigione. Tocca, Signore, il mio cuore, ripulisci il mio cuore da tutti i sentimenti cattivi, scioglimi da tutti i vizi che infestano il mio cuore, sradica le erbe cattive e gli alberi che producono frutti cattivi, svelene il mio cuore dagli odi, dai rancori, dai risentimenti. Liberami dalle paure, dalle angosce. Liberami, Signore, da tutti i turbamenti, dalle tendenze cattive che impediscono il mio cammino. Signore, io mi rivolgo a Te personalmente. Signore, Ti offro la mia vita, Ti offro il mio cuore, Ti offro anche il mio corpo, Signore. Tu sei il medico divino, liberami dalle malattie palesi, dalle malattie latenti, dalle malattie che sono in incubazione. Liberami dai disturbi che mi affliggono. Liberami, Signore, da tutto ciò che il maligno ha messo vicino a me o dentro di me per turbarmi nel mio equilibrio. Signore, mi affido a Te, Tu sei il mio medico. Tu hai detto che non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati, che non hanno bisogno i giusti, ma i peccatori. Signore, io sono un peccatore, come Levi, come Saulo. Signore, io sono malato, sempre malato. Ricado sempre nelle mie malattie. Signore, sono profondamente malato. Risanami, abbi compassione, abbi pietà di me, abbi pietà di tutti. Amen. Crede cosa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria, ed entrando da lei disse: Ti saluto, piena di grazia, il Signore con te. Queste parole la rimase turbata e si domandava in cuor suo che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe,
e il suo regno non avrà mai fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile, non conosco uomo. E le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque chiamato Figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Tutti insieme, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. L'angelo partì da lei, ritornò in cielo ad annunziare a tutti gli angeli del paradiso che Maria sulla terra, la prescelta di Dio, aveva detto sì. Tutto il paradiso fu in festa quando l'angelo tornò e ascoltò che l'arcangelo aveva ricevuto da Maria il sì, il lieto annuncio fece sussultare alla corte celeste che era stata fedele a Dio quando il Padre aveva annunciato il suo progetto del Verbo incarnato. È il momento in cui trema l'abisso ribelle al progetto di Dio. È il momento in cui esulta il cielo ed è sconfitto definitivamente l'inferno. È il grande annunzio della sconfitta di Satana e del trionfo del piano di Dio. E il Verbo resta in mezzo a noi. Il cielo si trasferisce sulla terra. Il centro dell'universo è qui sulla terra. Anche gli angeli santi vorticano attorno al Verbo incarnato. Tutta la creazione
Portica attorno a Maria, madre del Verbo incarnato. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È l'inizio dell'era nuova. Per noi l'inizio dell'era nuova è il Natale, ma in realtà l'inizio dell'era nuova è l'incarnazione, il momento in cui il Verbo si fa carne, il momento in cui lo Spirito Santo fa germinare dal grembo di Maria Gesù, il momento in cui la persona divina del Figlio prende la carne nel grembo di Maria. E allora che incomincia l'era nuova, l'era di tutto il mondo. Il mondo ha una nuova vita proprio da quel momento. Ecco perché è la festa delle feste, quella dell'Annunciazione, perché il Natale, la Pasqua, la Pentecoste sono conseguenti a questo momento in cui il Verbo si fa carne. Il momento dell'incarnazione segna il punto cruciale in cui tutto il mondo rinnova la vita, ha un nuovo volto, in cui il piano di Dio si realizza. Noi tremanti adoriamo insieme con gli angeli santi che alla episodio un senso di gratitudine al Signore per il bene che abbiamo ricevuto, per la guarigione che è stata operata in noi. Ma non dobbiamo tenerci la guarigione per noi, siamo invitati a propagare quello che il Signore ha fatto. Cioè Naaman dice a tutti quello che ha fatto il Signore, proclama nella verità che non c'è altro Dio se non il Dio di Israele, e anche che si presta ad accompagnare il re nel tempio di Rimmono, però quando egli si posta sulla terra di Israele, però accompagna il re perché è un modo di procedere prudentemente, però annuncia a tutti che quello che ha ricevuto dal Dio di Israele, e nel suo cuore conserva la terra di Israele. Quando si prostra sulla terra di Israele, cioè la fedeltà a Dio, anche in terra straniera, pur non combattendo quelli che stanno a casa, pur non combattendo il culto di Rimmon. Ma col capo nasce tutto il corpo. Potenzialmente eravamo tutti in Maria, nel momento in cui Maria sceglie il progetto di Dio, dice sì al progetto di Dio, dice sì mettendo da parte il progetto dell'uomo, il progetto umano. E ora che il progetto di Dio si avvera per Maria ed è per noi il progetto della nostra salvezza, anche noi abbiamo detto sì in Maria per essere salvati dal Salvatore. Adesso possiamo cantare tutti il Salmo 87. Le tue fondamenta sono sui monti santi, il Signore ama la porta di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. La porta di Sion è Maria, la dimora di Dio è Maria. Di te si dicono cose stupende, città di Dio, questa città di Dio è Maria. Ricorderò Raab e Babilonia tra quelli che mi conoscono,
anche quelli che sono più lontani da Dio, Moab e Babilonia, debbono riconoscere che la sorgente della vita è là, perché Gesù è venuto per distruggere il peccato dell'uomo. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati, tutti sono nati in Gerusalemme, tutti gli uomini sono nati in Gerusalemme, Giacobbe, Israele è nato in Gerusalemme, d'Etiopia, Tiro, Sidone, Babilonia, tutti sono nati in Gerusalemme, perché tutti sono le membra del mistico corpo di cui il capo è Cristo. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salda. Cantiamo allora, fratelli e sorelle, il Signore scriverà sul libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Adesso tutti dobbiamo danzare, perché là, nel grembo di Maria, sono tutte le nostre sorgenti, le sorgenti della vita, le sorgenti di tutti gli uomini sono là nel grembo di Maria, di tutti i salvati. Tutto il mondo salvato ha nel grembo di Maria il proprio posto, la propria sorgente, la propria radice. Tutti là siamo nati. Fratelli e sorelle, alziamoci in questo momento. Alziamoci e danziamo. Là sono tutte le mie sorgenti. E danzando canteranno là, là nel grembo di Maria, sono i nostri sorgenti. Là tutti siamo nati insieme con Cristo, Salvatore. Maria diventa così la madre universale, la madre nostra, la madre dei viventi, la madre della vita, la nuova Eva. Alleluia. Alleluia.